C'è un lamento generalizzato e questo lamento è che viviamo in una società individualistica. Diciamo che oggi il concetto di libertà non è più un concetto di libertà inteso come liberazione finalizzata a uno scopo. Oggi il concetto di libertà è diventato l'idea di autonomia. Nella vita non voglio rogne, non voglio legami, non voglio impedimenti che in qualche maniera arrestino il mio diritto alla felicità, allo star bene da solo. E su questo clima dell'individualismo esasperato, un po' si modulano tutti gli interventi della società. Sto pensando nei confronti dei giovani, questi giovani che si dice abbiano dei contatti virtuali, ma che poi siano incapaci in realtà di mettersi in relazione con uno spirito di servizio. Sull'individualismo della politica sorvogliamo per carità cristiana, dove ognuno pensa un po' a tirare a, a, al Proprio mulino, eh, le pale dell'interesse, eh, insomma, tutta una società dove sembra che l'individualismo sia la grande malattia. In parte è vero, dopo, non è totalmente vero, perché nella società ci sono grandi macchie, macchie di leopardo intendo, non tanto macchie in senso morale, di tanto bene che si diffonde e che opera con la, nella discrezione. Ma se è vero che tutta la società è concorde nel dire che noi viviamo in un clima individualistico, poi alla prova dei fatti troviamo che tutto quello che accade intorno non è che un continuo supporto a questa cultura individualistica. Allora, se è vero che tutti noi dovremmo essere attenti agli altri, ai diritti degli altri, ai bisogni degli altri, poi scopriamo che il legislatore quando va a legiferare, ma anche il magistrato quando va a dirimere una, una sentenza o una, una causa, tutto favorisce il clima individualistico. Eh, ormai abbiamo anche una magistratura creativa che interpreta, che dice, eh, che fa tutto quello che eh, ritiene in quel momento dove non c'è più una valutazione, un senso di responsabilità per dire quello che noi andiamo a decidere, quale cultura produrrà nel tempo. Abbiamo citato qualche tempo fa eh, eh, il Tribunale di Grosseto che impone al sindaco... Di registrare una coppia gay che si era sposata in America, salvo il giorno dopo il procuratore generale di quel tribunale che dice: Signori, questo per legge non lo possiamo fare, dicendo ai suoi giudici che erano un po', come dire, eh, degli sprovveduti, che non conoscevano la legge. Sto pensando ad alcune sentenze dei tribunali di Milano e di Udine che di fronte a dei genitori che si sono fatti fare il figlio in Ucraina poi tentando strade molto strane per la registrazione, li hanno mandati assolti dicendo hanno fatto bene perché il diritto a un figlio è un diritto fondamentale. Sto pensando ad altre sentenze che dichiarano anticostituzionale la legge che impedisce la fecondazione eterologa perché non ci sono più i diritti dei bambini del, nascito, del nascituro ad avere un'identità, ad avere quindi una, un, una, una propria identità genetica, ma tanto il, il magistrato dice è diritto dell'adulto avere un figlio a qualsiasi condizione, in qualsiasi maniera. Insomma, poi c'è la legge che dice noi il bambino lo diamo anche a una coppia gay, lo togliamo alla madre che lo ha partorito, poi lo cediamo a due uomini, a due donne. Insomma, c'è tutta una legislazione e poi c'è tutta una interpretazione della legge da parte dei magistrati che tende ad assecondare questa cultura che il mio diritto, che il mio desiderio viene prima di ogni altra considerazione. L'ultima cosa che a me ha fatto un'enorme impressione è dei giorni scorsi, quando la Corte Costituzionale ha detto che il diritto ad avere un figlio è un diritto fondamentale. Vedete cari amici, Detta così, sembra una cosa molto tenera. Detta così, manca solo il fiocco rosa, il fiocco azzurro, mancano i grandi festeggiamenti, magari la festa di battesimo e poi ci viene da dire, e viva la Corte Costituzionale, battiamo le mani, bravissimi, avete dato una risposta che è meravigliosa. Finalmente riempiremo le culle. Invece, se ci pensate bene... Se noi andiamo ad analizzare questa sentenza da un punto di vista della filosofia del diritto, troviamo che è qualcosa di spaventoso. È qualcosa di spaventoso. La Corte Costituzionale dice che ci sono dei diritti fondamentali su un'altra persona. Nella storia, nella letteratura giuridica, non si è mai dato che esistano dei diritti sulle persone. I diritti sulla persona, se ci pensate bene, sono i diritti del, de, degli schiavisti sugli schiavi. Cioè vorrebbe dire nella filosofia del diritto che alcune persone hanno diritto su altre persone. E quindi quel figlio diventa un diritto per una coppia che lo desidera e che lo vuole, a tutti i costi, a qualsiasi condizione. Che cosa è spaventoso? È spaventoso pensare che oggi non tanto l'amore, perché si fa presto a dire ma sia sì, una scelta d'amore, questa è perché in fondo una coppia che vuole un figlio fa una scelta d'amore, lo desidera per amore. Nessuno mette in discussione questo. Ma non può il legislatore dire che c'è un diritto di alcune persone che sono più forti ad avere un diritto su un'altra persona. Perché nel momento in cui noi proclamiamo che c'è un diritto sulle persone, sia pure su un figlio, in quel momento noi abbiamo ridotto la società a due categorie. La categoria di chi può... Esercitare un diritto e una categoria di persone che sono diventate degli oggetti, degli oggetti per soddisfare i bisogni di questi adulti, i diritti di questi adulti. Allora dicevo, è drammatico tutto questo. E ci domandiamo davvero, ma coloro che oggi hanno la responsabilità di interpretare la Costituzione. Non si rendono conto che noi creiamo le premesse perché una parte, una fetta della società abbia diritti su possibili altre persone nella società? Questa è la schiavitù moderna, cari amici. Non possono essere accettati diritti sulle persone perché tutte le persone hanno uguali diritti e nessuna persona può essere oggetto del diritto di un altro. Questa è schiavitù culturale. Questo io credo che sia un, 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 un allarme che noi dobbiamo lanciare, che noi dobbiamo gridare nella società, cari amici cristiani. Perché poi di queste cose forse... Non lo so, per buona fede, per ingenuità, per come vengono proposte, vengono fatte passare nella più assoluta indifferenza. Anzi, dicevo prima: il rischio è che finiamo per battere le mani perché nel momento in cui diciamo benissimo, la Corte Costituzionale ha detto che un figlio è un diritto, e si sono aperte frontiere apparentemente idilliache, culle piene, bambini nuovi, una società ripopolata da creature. Ma il problema vero, lo ripeto, è che noi introduciamo una filosofia del diritto che è aberrante ed è una filosofia del diritto che dice che alcune persone possono fare di altre persone degli oggetti per il proprio diritto. Io credo che su questo eh, tutto il mondo un po', anche il mondo ecclesiale, tutta la società, i laici che ci credono dovremmo davvero gridare, fare un grande grido di allarme. Io non credo che dovremmo andare in piazza a fare, come dire, eh, gli spaccamontagne, io credo però che a un certo momento sia arrivato anche il tempo di una sana e doverosa obiezione di coscienza. Obiezione di coscienza da gridare davanti allo Stato, da gridare davanti alla società per dire noi non ci stiamo, ma non perché siamo cristiani, perché siamo persone e perché crediamo che nessuna persona possa essere padrona della vita di qualcuno.